Siamo insieme allo chef Giacomo Gallina, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Siamo qua perché oggi hanno presentato questa grande manifestazione che ci sarà domenica con la tagliatella protagonista nel mondo. Certo. Lei lavora a Milano? Sì, lavoro a Milano, adesso però sono vicepresidente del gruppo virtuale Cuochi nel mondo. Ecco, vicepresidente dell'associazione Cuochi Virtuali nel mondo, cioè in quanti siete? Mille. Mille? Ecco. I cuochi sono 700 e addetti alla ristorazione, alla alberghiera, altri 300, però tutti legati da un unico desiderio, quello di stare insieme virtualmente in un grande bar. Amanti del web, sì, della sì, rete. Sì, come fate? Con Skype? No, su Skype sì, per comunicare, ma altrimenti abbiamo un sito che si chiama GVCI, che è facile da andare a vedere, virtuale.org, che tutti possono... E voi vi raccontate le vostre storie gastronomiche? Sì, diciamo che è partito come un saluto e una richiesta di aiuto, certe volte per tra di noi, per... Abbiamo avuto dei problemi quando siamo contenti, quando ci nasce un bimbo, quando siamo felici, quando vince la nostra squadra del cuore. E qual è la sua squadra del cuore? Sì, è l'Inter, però non vuol dire. Ma qui siamo a Bologna, doveva dire Bologna. Vabbè, lo dico Novara. A Novara, va bene, che ieri ha perso con... col Milan, Ma detto questo, quindi insomma c'è grande affinità fra di voi, certo. Comunicate in continuazione, sì, il web ha accorciato le distanze, certo. Ma vi scambiate anche... Foto, video, no, idee. Foto, video va bene, idee, ricette. Idee, ricette. Sì, sì. No, perché voi siete gelosi. Ecco. Ma no, assolutamente. Penso che lì dentro ci sia veramente l'anima dell'italiano all'estero, che credetemi è uno che ci fa il mazzo, come si dice, sì. Ed è in giro e cerca di difendere qualcosa che c'è qua. Facciamo fatica. Senta, Gallina, e la... tagliatella doc, voi avete deciso che la tagliatella sarà che la tagliatella quest'anno, sì. Come avete fatto a decidere? In abbiamo mille? Deciso insieme come, ma si in decide, mille, come, avete come fatto? Si decide dove andiamo a cena, ecco. Sì, ma capite che decido io e lei andiamo. Vabbè, da lei perché lei mille, ma c'è stato una votazione? No, assolutamente, si parte sempre da un gruppo, un board che decide qualcosa del genere. E gli altri dicono non, okay. Non abbiamo fatto fatica ad accettare. Lei chi è che le ha insegnato a fare la tagliatella? Mi ha insegnato una sfoglina tanti anni fa. Una sfoglina qua di Bologna? Sì, di Bologna, sì. Ma era la mia fidanzata, non c'entra niente. Ah no, ma perché infatti dice che la tagliatella è potente, ma è potente certo, anche sì, in termini certo. Così di... Certo. Amore, no? Sì, amore anche quello. Certo. Sono afrodisia, cioè le afrodisie che no, non credo no. Proprio. Eh no, dipende cosa ci mettiamo dentro. Dipende cosa ci mette dentro. Sì, vabbè, ma se dobbiamo fare la tradizione, cioè c'è un codice dall'altra parte, non penso che ci sia niente di afrodisia. Dunque, ci si che domandava anche, visto che sono mille i ristoranti che domenica cucineranno, sì, la tagliatella, no, tireranno la tagliatella e poi la cucineranno, sì, perché mi sembra questa la novità. Ma penso insomma la tireranno il giorno prima. Ok, il giorno prima, mille, però non solo a Bologna, nel territorio, sì, bolognese, ma anche nel mondo. Allora io dico, il ragù in Australia con cosa si fa? Col manzo, assolutamente, questo è un codice, quindi siamo sicuri che la fanno? La fanno così, abbiamo passato 3 mesi a decidere se ci voleva o no un ingrediente o meno. Questo lei nel suo menù ce l'ha la tagliatella? Certamente, ce l'ho sempre. Ah sì? E la tagliatella al ragù? Al ragù. Non troppo rosso? No, senza pomodoro. Bianchino, ma qual è il suo piatto invece? Il piatto suo, di Gallina? In questo momento assolutamente la tagliatella al ragù. No, beh, non faccia troppo il filone, no, dica la verità. Il suo piatto... Vai, dopo le lasagne alla bolognese. Davvero? La panisa. La? No, le lasagne alla bolognese, tutto quello che è bolognese oggi mi ispira. Nella ricetta del ragù si indica anche di aggiungere appunto vino bianco o rosso. Cioè, senza nessun'altra specificazione, è importante qualsiasi vino? No, o è preferibile qualcuno? Ci dia qualche dritta. Diciamo che fondamentalmente si usa il rosso, poi dopo... Sì, ma quale rosso? Siamo. Cioè, un Merlot, un Cabernet? Qua, Sangiovese di Romagna, Doc. E il bianco? L'Albana, cosa? Il bianco, l'Albana di qui. Ecco, qui bisogna specificare. Esatto. Cioè, se uno ci mette un Ribolla, no, cioè, è buono, però è meglio Albana. Certo. No, per quello non è. Assolutamente. La più buona tagliatella che abbiamo mangiato dove? A parte quella di Gallina? Quella che mi faceva la mia fidanzata quando l'ha insegnata. Ma chi è la sua fidanzata? Alessandra si chiama? No. È privacy. No, ci sono molte cuoche qua bolognesi. No, io sono vecchio, quindi è non ce lo vuol precedente dire. A... Ci dico solamente se fa la mamma di Alessandra. Alessandra non fa la cuoca. Vabbè, allora, salutiamo questa fantomatica. Grazie. Alessandra, grazie Gallina, veniamo a trovare Milano, buona domenica. Grazie, buona tagliatella a voi, arrivederci.